Bandiere alle finestre, bambini con tante bandierine in trepida attesa per l'arrivo del presidente Mattarella. Siamo qui davanti al Teatro Giovanni Santi di Valle Foglia. Ebbene, il presidente sta per arrivare e c'è tanta gente anche della città che lo attende nonostante il freddo. Lo stiamo aspettando e per il taglio del nastro, la cerimonia più importante. La visita del presidente Mattarella ha provocato emozione anche a Palmiro Ucchielli, non nuovo ai contatti con le massime cariche dello Stato. Si tratta, ha detto, di un evento straordinario che ha comportato un impegno enorme. Per me motivo di orgoglio, dato che Mattarella ha firmato il decreto istitutivo della città di Valle Foglia. Ringrazio sentitamente il presidente della Repubblica per questo straordinario regalo. Valle Foglia sarà il primo comune che parteciperà in questa settimana al coinvolgimento della festa programmata da Pesaro, quale capitale nazionale della cultura. Il nostro nuovo teatro, ha detto ancora Ucchielli, sarà un luogo dedicato particolarmente ai giovani, per la musica, il cinema, per il teatro. La stessa emozione poi l'ha espressa il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Io credo che sia importante questa visita oggi di Mattarella e questa deviazione che ha fatto qui a Valle Foglia e poi andiamo giù a Pesaro. È importante per tutta la nostra provincia. E poi devo dire, e qui lo ribadisco, io ringrazio l'amministrazione di Pesaro perché molte volte sento delle polemiche. Non dimentichiamoci che è Pesaro, città, che ha vinto capitale della cultura ed è stata un'intuizione dell'amministrazione di Pesaro di fare e di coinvolgere i 50 comuni della nostra provincia. Iniziamo domani con Valle Foglia e poi ci sposteremo in tutti i 50 comuni. Il corteo presidenziale è giunto da Rimini. Subito la piazza si è ravvivata in uno sventolio di bandiere tricolori, agitate sia dal pubblico, tenuto a debita distanza, sia da un gruppo di bambini cui è stato riservato un posto privilegiato, poi oggetto del saluto del presidente. Davanti all'entrata del teatro è stato steso il nastro tricolore. L'inaugurazione è avvenuta in compagnia delle autorità, incluso il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Poi Mattarella è entrato in teatro per salutare gli altri bambini che si trovavano all'interno. Il teatro di Valle Foglia è un bellissimo teatro, dove sabato si è esibita un'orchestra di giovani musicisti di fronte a una platea di alunni di due istituti comprensivi. Abbiamo voluto coinvolgere i due istituti comprensivi del nostro territorio, che sono l'Istituto Comprensivo Pian del Bruscolo e l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II. Abbiamo, invitato 300 bambini che hanno accolto il presidente in maniera spontanea con delle bandierine, soprattutto intonando presidente, presidente. Ed è stato un momento veramente emozionante per tutti. Lei è anche assessore all'istruzione. Che futuro avrà questo teatro? Che cosa accadrà da domani in poi? Ma da domani in poi il nostro obiettivo ovviamente è quello di gestirlo al meglio, di farlo rientrare nella rete dei teatri regionali, di darlo anche alle scuole per le iniziative, di crearci eventi, spettacoli, da quello che va dal teatro a spettacoli di musica, ed è anche adatto per fare cinema, cosa che nel nostro territorio non c'è. Anni fa c'erano tanti cinema, oggi non c'è nulla e quindi è polifunzionale.